Ragazzi, buongiorno. Rufus Garage oggi aprirà un blocco di un ciao comprato su eBay. Ho comprato così, visto e piaciuto. Quel che trovo, trovo. Vediamo un po', voglio farlo con voi. Apriamo così, a sorpresa. Questo cavo è bello duro, però lo rifaremo. È in buone condizioni ancora, ma ne faremo uno nuovo. Il volano si stacca da solo, spero che non sia schiavettato. La sede mi sembra, guardate, in buone condizioni, quindi forse va tutto bene. Volano leggero da 750 grammi. Impianto elettrico sembra in buone condizioni. Il motore, tutto sommato, non è molto sporco all'interno. Questo indica anche che il motore molto probabilmente non ha camminato parecchio. Allora, prendiamo una chiave da 11 e cominciamo a svitare le viti di testa. Andiamo. Viti molto lente, ma mi fa presupporre che qualcuno ci abbia già messo mano su questo motore. Continuiamo, anche questa è lenta, non lo so. Qui c'è l'alzavalvole che mi dà fastidio, non mi permette di entrare in maniera agevole. Anche questa un po' lentina. Alcune volte mi è capitato di trovare motori che hanno camminato veramente poco, nuovi, completamente nuovi. Bello. Quelli li ho conservati tutti come motori originali, eventualmente in un futuro da montare sui miei motorini. Io ho un Bravo, un Ciao, un Si e un Gilera CBA. Ho conservato i loro motori 50, però avere dei gruppi termici 50 originali in buonissime condizioni può essere sempre utile. Continuiamo a svitare. Scusatemi, ma sono un po' raffreddato, sperando che non sia Covid. Incastrato il dado, ti pareva. Proseguiamo. Sono proprio curioso di capire che blocco motore c'è. È rimasta una sola, è ancora duretta. Non si svita. Vedo della pasta rossa, questo significa che è stato aperto da qualcuno e rimontato, perché la casa madre sicuramente non metteva pasta rossa sui tra testa e cilindro. Vediamo un po', ci siamo. I dadi sono anche diversi, hanno un'altezza diversa. Qui ci ha messo mano qualcuno. Comunque, siamo fiduciosi. Estraiamo la testa, pasta rossa. Benissimo. Allora, guardate, testa rossa e di qua macchie di olio. È come se avesse sfiatato un pochettino di qua. Vediamo il motore. Gira, piano,
pieno di polvere all'interno, non vedo righe sul cilindro, forse forse mi è andata bene e abbiamo un blocco sano. Tiriamo fuori, piano, guarnizione la mettiamo da parte. Guardate, ora vi faccio vedere il cilindro. A me sembra in buone condizioni. Ok, guardate, non mi sembra che ci siano righe. Oh, no, è solo sporco di olio, ma è un buon cilindro. Ora sento a mani nude se si sentono dei solchi o quant'altro, ma credo proprio di no. Un solchetto si sente, appena percettibile. Sentiamo da quest'altro lato. No, va bene, questo blocco si può riutilizzare tranquillamente. Si sente proprio una righina impercettibile su, vediamo dov'è. Praticamente a metà tra scarico, no, a metà tra le due luci, tra le due luci di aspirazione, ma impercettibile, ragazzi. Proprio, forse riesco a farvela vedere. Vediamo un po'. No, non ci riusciamo. Comunque, guardate, è un cilindro, non dico perfetto, ma in ottime condizioni. Ecco, vedete, si vede un pochettino quella riga, ma vi assicuro che al tatto è impercettibile. Va benissimo. Controlliamo il pistone. Togliamo Siger con una pinzetta apposita. Come vi ho fatto vedere, deve avere i becchi piccolini, sottili, perché questi sono Siger fastidiosissimi da togliere. Ecco, uno è venuto via. Spinotto 12. Quindi dovremmo avere anche un albero a bronzine. A meno che qualcuno non ci abbia adattato una. Gabbia a rulli, ma spero di no. Ora, cerchiamo di sfilare lo spinotto, che di solito in motori vecchissimi è un po' complicato. Vediamo un po'. Devo dare qualche colpetto di martello perché non viene via. Sta venendo. Non preoccupatevi perché non vado a picchiare sulla biella. Il pistone lo tengo fermo con l'altra mano. Ancora un pochettino e ci siamo. Colpetti leggeri. Purtroppo sto scomodo. Siamo, è venuto via. Non ho dato colpi forti, anche se dal video potrebbe sembrare, non lo farei mai perché alla biella ci tengo. Vediamo un po'. Vediamo di togliere lo spinotto. Il pistone mi sembra buono, ragazzi. Ora lo laviamo con del diluente e vediamo subito in che condizioni è. Cercando di sfilare lo spinotto. Niente, maniere forti, fatto. Andiamo,
Vediamo innanzitutto in che condizioni è lo spinotto. Non è grippato, ha dei segni, vedete, ma credo che siano solo macchie d'olio. Dopo averlo lavato vedremo in che condizioni è. Ora laviamo il pistone, altrimenti. Allora, questo motore, guardate, ora cerco di illuminare meglio. Vedete? È pulito all'interno. Non ha evidenti macchie di olio o è annerito. Questo significa che ha camminato poco, come pensavo, questo motore. Questo motore ha camminato poco, avrà 1000-1500 km, non credo di più. Guardate, dentro è pulito. E quando si trovano motori del genere, io sono contento perché so che ho un motore di scorta per i miei, oppure so che potrò rimetterlo sul mercato, ovviamente revisionato da me, ad un buon prezzo. Allora, prendiamo il diluente. Prendiamo il diluente e laviamo il pistone. Oggi sono stato fortunato, altri giorni mi è capitato di trovare motori praticamente da buttare. Ho recuperato solo i carter albero motore, basta. Ma quando si compra alla cieca è così. Purtroppo ci sono persone che dicono: il motore è bello, mai camminato, ha fatto pochi chilometri, oppure era del solito anziano che lo usava solo in paese, ma probabilmente era un anziano che faceva le corse alcune volte. Andiamo avanti. Prendo un pennello, metto il pistone a bagno e comincio a pulire. Puliamo la testa. Sì. Viene via la roba. Bene. Ora, le fasce non sono incollate, le tolgo piano perché sono delicatissime e a romperle non ci vuole nulla. Infatti, ho paura pure a toccarle, perché questo è un pistone di quelli vecchi, non ha le fasce a delle, la fascia superiore a delle, eh. Qui alle due fasce. Se riesco a toglierla. Fatto la prima. Guardate, non è ad elle, sono fasce normalissime. Quindi questo che cilindrata è? Questo sarà 48 e 70 o qualcosa del genere. Togliamo l'altra fascia così stiamo più comodi per lavare il pistone. Piano. Fatto. Anche questa sembra più, sapete, le fasce della Polini. Ora prendo una spazzolina metallica con setole morbide, non dure. E lavo, comincio a lavare. Laviamo. Questo pistone mi sembra in buone condizioni, appena un po' più pulito ve lo mostro, però nel frattempo potete vedere come si lava, soprattutto per togliere le incrostazioni dalle sedi delle fasce. Perché poi, quando andremo a rimontare le fasce, potrebbero non fare tenuta. In ogni caso, bisogna controllare se sono consumate o no. Anzi, lo controllo subito, ne infilo una nel cilindro,
E vediamo un po', così avremo anche la riprova di quanto ha camminato questo motore. Benissimo, guardate. Chiude perfettamente. Chiude. Di spazio ci sarà pochissimo. Questo motore ha camminato poco. Quindi riutilizzerò queste fasce perché sono buone ancora. E continuo a lavare il pistone. Abbiamo, guardate, ancora nero su, ma due colpi di spazzola metallica e andrà tutto via. Io vi mostro tutto, ragazzi, perché do per scontato che chi lavora sui motori da parecchio e ne ha fatti tanti, sa come si fa, ma io quando ho cominciato non sapevo assolutamente nulla. Laviamo niente. Anche qui la solita cosa, molto probabilmente questo motore era utilizzato con oli minerali, incrostazioni a non finire, e toglierle non è proprio una passeggiata. Bisogna premere parecchio con la spazzolina. Lo sto pulendo qui perché vorrei controllare che sia 50 e che non ci sia indicata un'altra cilindrata, che non sia una maggiorazione, sapete, prima, seconda, terza maggiorazione, perché i cilindri si facevano rialessare e si mettevano pistoni un po' più grandi. Io ho trovato addirittura pistoni della Piaggio 39,8, 39, no, 39,6 come diametro. Ci siamo quasi. Io potrei anche tagliare il video, però vi dovete rendere conto che ci vuole tempo, ci vuole tanto, tanto tempo a fare queste cose e pazienza soprattutto. Allora, puliamo ancora un po'. Lo asciugo. Ovviamente poi continuerò a pulirlo, però vi voglio far vedere che il pistone è in buone condizioni, non ha righe. Guardate. Sì, queste sono macchie di olio che toglierò tra un po'. Sulla testa non è indicata una cilindrata diversa. E stranamente però non trovo nemmeno l'indicazione della freccia di dove è lo scarico. E questo è un problema. Comunque, vedremo un po'. Continuo a pulire un pochettino, ancora la freccia è nascosta. Guardate, vi faccio vedere un pistone uguale, solo che è diverso nello spinotto. Questo è spinotto 10. Guardate qui, vedete? Completamente grippato. Continuo a pulire. Indicazioni della freccia non ce ne sono e vediamo un po'. Rimontarlo, sarà un problemino.
Qual è la parte che va rivolta verso lo scarico? Cercherò di capirlo e vi aggiornerò, ragazzi. Rufus Garage per oggi vi saluta.